Sono in aumento le patologie respiratorie pediatriche da fumo passivo. L'allarme viene dalla SIMRI, la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, secondo cui troppi genitori e adulti fumano in ambienti frequentati dai bambini o entrano in contatto con loro immediatamente dopo il fumo. Per contrastare questo fenomeno, la SIMRI ha prodotto un apposito decalogo curato da Stefania Lagrutta, responsabile unità di ricerca di pneumologia e allergologia pediatrica dell'Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare, IBIM, del CNR di Palermo. È molto importante ricordare gli effetti estremamente dannosi dell'esposizione al fumo di tabacco sull'età pediatrica e soprattutto per quanto riguarda la salute respiratoria del bambino. Ricordiamo che il 52% dei bambini in media in Italia subisce gli effetti del fumo passivo, in particolare i neonati, che sono categorie di bambini particolarmente a rischio vulnerabili. Sono almeno il 49% figlio di un genitore fumatore e il 12% ha entrambi i genitori fumatori. Ma quali sono gli effetti dell'esposizione al fumo? Già durante la gravidanza sicuramente sono riscontrati effetti di ridotta crescita del bambino in utero, anche i polmoni risultano più piccoli, il peso complessivo del bambino è più piccolo. Nei primi anni di vita, soprattutto nel primo periodo di vita, particolarmente a rischio sono la comparsa ripetuta, frequente di infezioni respiratorie delle alte vie respiratorie, otiti, faringiti, ma anche delle basse vie respiratorie e soprattutto il grande rischio di comparsa di asma e tosse catarrale. Dopo anni con il segno meno, torna a salire il numero dei donatori di sangue, che nel 2018 sono stati 1.682.724, con un aumento dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Lo certificano i dati del Centro Nazionale Sangue, resi noti in occasione della Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue, che l'OMS celebra il 14 giugno. I nuovi donatori sono poco più di 371.000, in calo del 3,7%, mentre il 91,7% del totale è rappresentato da donatori iscritti all'Associazione di Volontari. Sono in leggero calo anche i pazienti trasfusi, che nel 2018 sono stati circa 630.000 contro i 637.000 dell'anno precedente. In totale le trasfusioni effettuate durante l'anno sono state quasi 3 milioni. L'inversione di tendenza non riguarda i donatori in aferesi, la procedura che permette di donare soltanto alcune parti del sangue intero, come il plasma e le piastrine, che sono stati 202.000, con un calo dell'1,6%. Nel 2018 sono stati comunque raccolti 840.000 kg di plasma, 4.000 in più rispetto all'anno precedente, pienamente in linea con gli obiettivi del Programma Nazionale Plasma. Per il sangue è stata garantita anche lo scorso anno l'autosufficienza totale, che per i derivati del plasma è circa il 70%. Gli italiani fanno più sesso rispetto a 20 anni fa, ma sono poco informati sui metodi contraccettivi che usano meno rispetto a una volta. È in sintesi quanto emerge dal rapporto Censis Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani tra i 18 e i 40 anni. L'indagine è stata presentata nell'ambito del Festival dell'Amore, insieme alla nuova campagna informativa Dillo a tua sorella, promossa da Bayer con la Pina di Radio DJ. Una serie di videopillole su Instagram vedrà la Pina dare voce a un con le sue sembianze, raccontando al pubblico i dati più importanti emersi dal rapporto e invitandolo ad approfondire ogni dubbio sul sito Scegli Tu della Società Italiana Ginecologia e Ostetricia. Abbiamo fatto un'indagine con il Censis su questo tema ed erano 20 anni che questo tema non veniva affrontato con l'indagine e sono emersi dei dati estremamente interessanti. Nei 20 anni la situazione si è evoluta in maniera, direi in certi casi anche molto stupefacente. Rimane però ed emerge chiaro un bisogno fortissimo di informazione e di presa di coscienza e consapevolezza sul tema della contraccezione. Secondo i dati che emergono dall'indagine, infatti solo il 21,6% degli intervistati ha detto di aver sempre usato i contraccettivi, il 15% non ne ha fatto uso perché cercava una gravidanza, mentre il 63,3% ha dichiarato di aver avuto almeno un rapporto sessuale completo non protetto. Il profilattico è il metodo contraccettivo più conosciuto, seguito dalla pillola, che per l'83,2% delle donne è la soluzione più affidabile. Ma come sottolineato da Giovanni Feno, oggi, grazie alla ricerca scientifica, la contraccezione femminile offre numerose soluzioni su misura per le diverse esigenze. Bayer, da più di 80 anni, è al fianco delle donne in questa ricerca, e perché la ricerca sia veramente anche interessante, dia veramente dei frutti,
interessante per le donne, è importantissimo anche ascoltare le donne, ascoltare i bisogni, come i bisogni evolvono, e quindi orientare gli sforzi di ricerca a trovare le soluzioni più adeguate ai bisogni che cambiano, si modificano ed evolvono.